Dai, rollo su. Dai, rollo su. Guarda, non sta venendo giù, guarda, tutto piove. Vabbè, piove, non è che devi andare a due all'ora come le lumache. Ma com'è il papu? Ma il papu quello? Ma il papu fa l'autostop, il papu. Papu! Cosa fai l'autostop? Cosa fai l'autostop in mezzo alla strada? Devo andare all'allenamento. Allenamento? Non hai la macchina. No, no. Non hai la macchina. Oh ragazzi, grazie, grazie. No, perché, c'è anche lei, perché ti abbiamo visto con questa lì. Questa pioggia. No, ma vi allenate anche con questa pioggia? No, stavo aspettando il pullman. Ah, il pullman. No, facciamo noi il pullman, dai. No, no. Papu, papu, papu. Partiamo dal fantacalcio. Quest'anno quanti ti hanno rotto col fantacalcio? Lui ti mantiene. Io ti mando i messaggi. No, questo anno magari ho fatto più assist che gol. Manda un messaggio a i tuoi fantallenatori, cosa ti senti di dire ai tuoi fantallenatori che ti hanno acquistato quest'anno? No, ovviamente ringraziare per la fiducia che mi trasmettono. Sto commuovendo, papà. Tra poco sono i mondiali, no? Proprio, vabbè, l'Italia non ci va, siamo un po' cugini, no, dell'Argentina. Sì, sì, il girone è difficile, ho visto, cavolo. Croazia, Nigeria, Islanda. Sì, sì, diciamo che un mondiale devi stare attento. Islandia. Da voi si dice Islandia. Islanda. E perché? Diverso. Non si sa. Ma il ricordo più bello che hai dell'Argentina come nazionale? Il ricordo più bello è il mondiale 98 in Francia, Argentina, Inghilterra. Sì. Ma come si dice Inghilterra? No, Inglaterra. E come mai anche questo? Tu girare qua, papu? No. E diremo la prossima. No. Meglio di no. Ti stiamo rapendo, Gasperini. Ho sbagliato il strada. Allora questo qua è il ricordo più bello, il gol di Zanetti. Questa giocata un po' preparata di calcio di punizione che le dà la palla, non mi ricordo se Verò, le dà la palla dietro la barriera, Zanetti fa il pareggio e dopo andiamo ai rigori. Papu, te recentemente hai giocato in nazionale anche con Messi. Sì. Quando hai visto Messi la prima volta? Cosa hai provato? Ti racconto questa. Eravamo in Australia. La squadra arriva, andiamo tutti nelle nostre camere e lui ancora non aveva arrivato. Allora, sempre in una stanza, lasciano una stanza dell'albergo per fare il magazzino, no? Andiamo al mattino, beviamo il mate, no? Sì. La nostra bevanda sudamericana. È un tè verde. E io vedo uno che era un po'... Hai presente quando vai a, non so, alle feste con la cravatta, così? Sì. Tutto elegante. Sì, faccio ciao, buongiorno. Ed era Messi. Era lì in cravatta alle 8 del mattino, io non l'avevo riconosciuto. Ciao Leo, le dico. Ciao papu, ci siamo baciati. Un momento ho fatto così. Leo! Però ha salutato lui te, comunque, non sei come Messi. Sì, ragazzi, certo. Io conosco Laura Nostà. Laura no está. La amo a pesar de las heridas. Me ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidarla. El beso de su cuerpo. Laura no está. Vale. Che movimento! 10, 10, siamo al top. Eccoci arrivati al campo! Ma buono, è iniziato senza di te però. È iniziato senza il papu. Allora, ultima prova, abbiamo qua il pallone dei mondiali. Sì. Qui abbiamo il bagagliaio della nostra macchina. Pensavo il bagagliaio dei mondiali. Dei mondiali anche. Papu, devi fare 100 nel bagagliaio. Vediamo le distanze. Okay. Due tentativi. Anche noi però. Sì, giochiamo anche noi. Palo! C'è, c'è, Vuvuzela. Vai papu. Roberto!
Papu, grazie. Ti lasciamo andare a fare grazie, allenamento. Grazie. Anche se forse avremmo bisogno più noi di fare allenamento. Parla per te, scusa. Com'è che il primo? Prima la mani dietro la schiena. Rilassata. Ragazzi, provate anche voi, vedete se ottenete gli stessi risultati nostri. Il Papu immagino sia difficile. Mettete like al video come sempre, ragazzi. Al prossimo. Ciao a tutti, ciao. Ciao con il Papu anche quest'anno. Ciao. L'ho imparato a farlo, dopo un anno forse.